Hangar 107, Via Nazionale, Castione Andevenno. Sarà un magico Natale quello che si prepara a vivere la città di Sondrio. Questa mattina presso la sala consigliare del comune sono state svelate tutte le iniziative che renderanno speciali le festività del mese di dicembre. Attiva da qualche giorno la prima novità di quest'anno, il Bosco Incantato, fasci luminosi dallo straordinario effetto ottico proiettati sui palazzi che circondano Piazza Campello. L'idea e la realizzazione sono a cura dell'Associazione Mandamentale dell'Unione Commercio e di Sondrio Shopping, insieme ai numerosi commercianti che hanno aderito all'iniziativa. Siamo molto orgogliosi di aver concluso e concretizzato questo nostro grande desiderio per far qualcosa di diverso a Sondrio. E gli sponsor, grazie veramente tante per averci dato fiducia. Per arrivare a questo progetto, tra le varie e molte prove che ci sono state, c'è stato un lavoro di organizzazione dietro non indifferente. Diciamo che il grande merito di credere in un progetto del genere è sicuramente della Presidente Giambelli. Dall'8 dicembre il via a tutti gli eventi in programma per grandi e piccini, dallo spettacolo di pattinaggio sulla pista del ghiaccio in Piazza Garibaldi allo show dei folletti acrobatici per le vie della città, poi le magie di fuoco, i trucca bimbi e le carrozze di Natale, il clou domenica 23 dicembre con gli scambi degli auguri di Natale in Piazza Campelli con il sindaco, la giunta e le istituzioni locali, a fare da cornice le canzoni natalizie dal balcone di Palazzo Pretorio e lo spettacolo delle farfalle luminose, immancabili i classici mercatini. Ma le novità non sono finite. Sempre dall'8 dicembre, presso il Museo Valtellinese di Storia ed Arte di Via Quadrio, sarà allestita la casa di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno spedire le letterine con i propri desideri e partecipare ai laboratori degli Elfi. Mentre il 22 e 23 dicembre, in località Sassella, ci sarà la prima rappresentazione del presepe vivente. Il progetto di Natale è stato ideato in un unico grande progetto, proprio per creare un percorso che animasse gran parte della città. Il nostro impegno è per rendere, questo l'abbiamo sempre detto anche durante la campagna elettorale, per rendere più attrattiva Sondrio, per portare nuovi turisti e trascorrere il Natale in città e fare shopping in città.